passiamo alla capo iscritto al numero 5 all'ordine del giorno. Mancato, inciso 5 e 6, pervenuta richiesta dal Movimento Sicuri. Sopra richiamato, nonché
alle linee programmate a propaganda con le amministrazioni. Cristina Saluto, Margherita di Savoia, 9 giugno 2014, firmate i consiglieri comunali, Italia Palla, La Manica, Leonardo Rosale, Cagliocco, Tutta la Grazia, Vincenzo in Porto. Allora, chi chiede di intervenire? Nessuno. Prego, Assessore Cristiano. Grazie Presidente. Allora, io diciamo vorrei fare delle domande, diciamo, per quanto riguarda la, ed anche delle proposte di questo deliberato. Lo faccio anche hai delle domande a chiarimento, perché è giusto diciamo chiarire gli aspetti che sono, anche perché questa è una vicenda importantissima per la nostra comunità, per cui premettendo, come abbiamo già notato tutti quanti, che siamo per la liberalizzazione delle acque rurali, dobbiamo secondo me chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto l'accertamento relativo diciamo ai titoli parliamo, quali titoli stiamo parlando, che tipo, cioè nella proposta non si fa nessun riferimento al regolamento per l'eventuale concessione o vendita, se si sta parlando di una concessione o di un tributo. Queste sono, penso, importanti questi riferimenti. Questa però diciamo, vuole essere anche una richiesta e comunque anche una premessa, perché comunque bisogna anche dire noi tutti sappiamo che abbiamo, dicevo anche la volta scorsa, un contenzioso che ci vede impegnati dinanzi al TAR per la delibera, che è praticamente il presupposto della delibera che abbiamo appunto approvato la volta scorsa, che sarebbe il presupposto anche per l'attuazione. Questo diciamo, che vede, ci vede impegnati all'udienza, penso che sia fissata per novembre, insomma, proprio di una delibera. Io diciamo, non ho diciamo di dare, se noi vogliamo dare attuazione, a mio avviso, se noi vogliamo dare attuazione a questo processo di liberalizzazione, dobbiamo stabilire una volta per tutte. E allora lo dobbiamo fare, secondo me, non semplicemente demandando a un responsabile di servizio, che alcune volte è il segretario comunale, però siccome ci sono delle modalità che vanno attuate con il processo di liberalizzazione, io ritengo che sia opportuno che noi amministrazioni facciamo la garante dell'attuazione di questo processo e quindi che siamo noi i primis diciamo, a farci garante di questo, e questo lo possiamo fare tramite istituendo oggi stesso una commissione con un termine a scadenza anche di 30 giorni in cui si relazioni sulla attuazione, sul procedimento di attuazione della liberalizzazione delle autorità comunali. Io penso che questo sia doveroso innanzitutto nei confronti della cittadinanza, ma anche di noi stessi che siamo chiamati a decidere su questa cosa. Perché? Perché chiariremo un sacco di punti oscuri. Io non so se voi avete tutto chiaro, beati voi, io purtroppo no. Chiariremo una serie di situazioni che fino ad oggi diciamo, c'è chi la dice in un modo, c'è chi ritiene che sia in un altro. Per cui faremo innanzitutto questa commissione istituita anche oggi stesso, con un termine scadenza in cui relazionare la cernita di tutta la documentazione in natura diciamo, acquisita dei titoli giuridici che ci consentono di agire e in che modo agire. Importante questo perché noi comunque ci assumiamo delle responsabilità sempre, e anche in questo caso la responsabilità non perché diciamo, uno vota a favore e non si deve assumere. Cioè no, volevo farle spiegare perché la responsabilità è sempre per un fatto diciamo, anche prettamente di carattere erariale, perché se noi prendiamo delle decisioni che ci costringono a un contenzioso in cui noi ci andiamo a imbarcare, a pagare, beh, mi dispiacerebbe che oggi abbiamo provato un piano di rientro, non tanto veramente con la preoccupazione di tutti quanti noi, a prescindere se uno ha votato a favore o contro, ma penso che anche chi ha votato contro l'ha fatto anche con una certa tensione, perché non si fanno quattro leggi. Io penso che sia doveroso da parte nostra fare un tavolo di lavoro indichiamo noi stessi oggi, indichiamo i punti di partenza, fissiamoci dei punti per partire
è verificare le modalità per procedere all'attuazione, diciamo, della liberalizzazione. Perché la liberalizzazione può dire tutto, io posso dire anche che sono a favore della liberalizzazione, no, non so, di bambini, non posso dire perché è un... cioè, però di qualsiasi cosa, posso dire che sono contro il fumo. Cioè, dire tutto, dire sono per la liberalizzazione delle acque madre, è dire tutto alla fine, è un pensiero espresso. Cioè, allora oggi dobbiamo assumere questa responsabilità, lo facciamo collegialmente in questo modo. Perché è facile dire liberalizziamo, liberalizziamo, ma esprimiamo solo un principio di democrazia, e noi lo sappiamo tutti. Un altro è dire liberalizziamo e procediamo in un certo modo. Questa è la proposta che io faccio oggi, è questa. Non ho capito. Ma non ha capito in che modo. Ma però la voglio finire. Grazie assessore Cristiano, poi però lo consigliere Romano. Allora, lo scopo nostro è quello anche di risanare le casse comunali, di dare sviluppo, benessere,
cui io non sono contrario al tavolo tecnico, lì di deliberare, cioè prendiamo atto della presenza della volontà del Consiglio Comunale di Matrice Savoia a liberalizzare l'acqua fino in fondo, cioè a dire all'altro, tu continui a gestire le acque e le paghi, non più ad avvisare che non ha nessun titolo, ma no, avvisare, ti devi dire che il titolo che scuote dalle terre per quelle acque che condisce. La concessione di avvisare è solo ad uso industriale, solo per le stazioni del sale, non per la vendita industriale delle acque, che rimane un capo all'alto comune. Inoltre voglio dire, noi abbiamo ricevuto una lettera dal segretario di agricoltura esportabile, una richiesta di credito. Noi abbiamo risposto a quella richiesta, se volete me l'ha detto, ma non voglio polemizzare più di tanto. La delibera che abbiamo adottato a maggio, quella di Consiglio Comunale, che richiama la 38 del 2010, rafforza la volontà di questo Consiglio Comunale ad andare avanti con la riprevenzione. Quindi quello che noi oggi siamo chiamati a deliberare è che riappropriarci di quel bene, chiamare a risale e dire che non puoi più vedere l'acqua, ma ce la vediamo noi, la devono dire a noi, noi la prendiamo e facciamo caso. L'ASI che come si è accomodata, l'acqua la compra, l'ASI la compra da noi. L'acqua l'ASI la compra da noi, noi facciamo caso, con quei soldi decidiamo da farsi. Questo è l'obiettivo che noi in istituti si prefigge. E mi auguro tutta l'intera messa su, tutto l'intero Consiglio Comunale. Per cui se discutiamo su questo, tavolo tecnico, possiamo discutere di tutto. Però la volontà che oggi il Consiglio Comunale è chiamata ad esprimere è quella di voler andare avanti su quella strada di una presa, sia il 2010 che nel 2014. Sì, ma oggi dobbiamo deliberare, se permettete. La conseguenza di quella di quella delibera. Dobbiamo essere conseguenzati, no? Noi fra un anno saremo ancora a parlare di queste cose. Io ho sentito. No, sì, volevo sapere infatti, poi ho chiesto. Sì, davanti a te, ovviamente.
A seguito di questa dell'udienza svoltasi il mese scorso, a secondo la quale non è stata accolta la sospensiva richiesta dalla parte impugnante, il Comune ha dato seguito all'attuazione del piano di occupazione suolo pubblico, sapendo che ci sarà una sentenza, grosso modo, a dicembre o gennaio. Allora, no, ferma, se si vogliono diventare contenziosi si evitano sempre, non si evitano a seconda della materia che... No, perché no, è la stessa cosa, perché immaginate, faccio un esempio, immaginate no, scusami, non sto dicendo la stessa cosa, è la stessa cosa. Allora, immaginate che il Comune perda il contenzioso sul suolo pubblico, va bene? Cosa sarà l'attuazione di quelle, di quelle, di quel regolamento oggi? Lo chiedo all'amministrazione. Lì si è inteso comunque procedere. Ora non capisco perché, a fronte di questa proposta del Movimento Scritturi, non si intenda proseguire nel medesimo modo. Però oggi viene fuori che c'è un ricorso pendente, andiamo avanti.
sotto il profilo soggettivo trattasi di un potere di subdisposizione e non già di mera facoltà di gestione della concessione. Importante è il mero subingresso in un nuovo concessionario all'originario che resta estromesso e comprovato dal fatto che anche a seguito della convenzione del 47 stipulata tra il comune e la ricorrente società, con l'approvazione dell'amministrazione non può nessun diritto, nessun diritto rapporto è venuto a costituirsi tra quest'ultima e la società terra. Tant'è che nel 1950 l'amministrazione dei monopoli stipulava nel comune una convenzione aggiuntiva che veniva ad integrare la disciplina dell'originale del 1922, dimostrando con ciò che nei confronti l'unico concessionario erano e restava il comune, il che trova un uguale riscontro nelle stesse espressioni letterali usate la clausola numero 5 della convenzione aggiuntiva del 50 al comune di Martini di Savoia. Viene riconosciuta la facoltà, previa autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli stati, di subconcedere ad altri la gestione dello stabilimento idroterapico di quel precedente articolo 11. Che poi sotto il profilo oggettivo trattasi di un potere pubblicistico, avendo la stessa natura di quello esercitato dall'amministrazione dei monopoli, e non già di mera facoltà di utilizzazione economica dei beni dei monopoli che trattasi, si desume dal sostanziale contenuto del potere che al comune è stato trasferito. Da tutto il contesto dell'originale atto di concessione del 22 e di quello aggiuntivo del 50, appare che l'amministrazione dei monopoli di Stato, più che consentire al comune la sola autorizzazione economica dei beni in questione, alla stessa stregua di un qualsiasi privato, ha voluto addirittura concedere al predetto ente quello stesso potere di disposizione che adesso l'amministrazione competeva su quei beni per il diritto perseguimento dei fini di pubblico interesse. Consentire cioè il trattamento, il trasferimento del comune in una stazione termale. E qui la proposta di uscire, più che di accettarti, pensavo di fare lo stabilimento nostro, se dobbiamo parlare di concorrenza, cosa che io non voglio fare. Dalle sue esposte e considerazioni discende che la delibera della giunta municipale, 7 agosto 62, in quanto attiene il rapporto derivato comune società terme, avendo la stessa natura del rapporto amministrazione monopolio comune, in sostanza, in un tipico atto amministrativo di esplicitazione di un potere di concessione che partecipa la particolarità di rientrare nello schema generale dell'applicazione dei diritti, va pesantemente qualificato solo concessore. Quindi non c'è nessuna esclusiva, l'esclusiva non gliela possiamo riconoscere fino a quando sta diventata solo ad uso terapeutico. Il comune deve riappropriarsi quel bene e liberalizzare la vendita. Può dichiararsi non d'accordo.
al fratello consigliere Serena. Tra l'altro io ho detto qui che anche voi dichiarate che nell'arco di 30 giorni stabilite il tempo limite per la definizione delle procedure definitive. Vuol dire, se noi dobbiamo delineare delle procedure ancora definitive, che ci siano 30 giorni anche per una commissione venga delineato, non credo che possa travolgere chissà quanto il tutto. Nel senso, aspettare 30 giorni, con 30 giorni che richiedete anche per dare delle linee definitive, cioè 30 giorni di una commissione che ci va nessuno. Sin da una restituzione di un referendum in questo.
in questo senso. Benissimo. Grazie consigliere Picco, chi altro per intervenire? Nessuno. Allora io, come dicevo prima, non vedo più la discussione di un tavolo tecnico, di una commissione, la quale si capirebbe che vorrei la parte. Presidente, allora in questa sede io chiedo di votare, di riconoscere una loro esclusiva titolarità, il caro comune di Zavoglio, circa i beni di questo sindaco, ovvero a condannare il fanzato, ma deve qui il tema. Riconosciamo la popolarità, ma quello deve essere requisito da porre in commissione per l'attuazione a quello. Ho letto, ma secondo me così di Sala del 66. Consiglio di Sala, l'ho già detto, la titolarità è nostra. Scadenza, vero? Ho 3 persone,
sente, ma Giardino Salvatore, sente, la moglie Bernardo, sente, Barbara Dario, presente, Ippolito Vincenzo, presente, Russo Monica, presente, Gilardi Francesco, presente, l'amato Michele, presente, Tuttichiamo, presente, Cusmai, presente, Lodi Suolo, presente, Piccolo Ruggero, presente, Stera, presente, Galante, presente. Presente 17, la seduta è valida. Allora, chi può dare la parola alla proposta? Prego, consigliere Gadò. È molto importante per il paese, però veramente assurdo ritrovarsi a discutere di questo accordo dopo che abbiamo 23 deliberato. Oggi noi dobbiamo semplicemente impostare delle regole, dare un inizio a delle regole. Il 23 giugno ci avete fatto un'ennesima richiesta di documenti. Quindi è giusto, visto che anche il consigliere Garante a quanto pare ha bisogno giustamente di lui, leggere questa richiesta, perché il Movimento Scuri parla perché ha le carte, e siccome abbiamo visto la camicia di delibera che ci avete mandato, anche voi avete tante carte, un po' incomplete, non so perché, forse sempre il fotocopiatore che si rompe. Quindi non stiamo uccidendo il paese, anzi, lo stiamo salvando. Io quindi gradirei rubare ancora 5 minuti, no, siamo tutti stanchi, ma è giusto leggere intanto la risposta del Movimento Scritturi alle tre domande che ci sono state chieste da dottor Mignogna e dottor Borgia. Loro ci chiedono, loro ci chiedono il 23 giugno, quindi 5 giorni, 6 giorni prima di venire in consiglio, quindi immaginate il lavoro per poter tenere giù una relazione in poche ore. In riferimento alla proposta di delibera trasmessa con nota del 9 giugno 2014, acquisita al nostro protocollo, al fine di predisporre apposita relazione di corredare la stessa dei relativi pareri, così come stabilito dall'articolo 59 del regolamento di Consiglio Comunale, si richiede di specificare e dettagliare la suddetta proposta, precisando il titolo giuridico in base al quale si riporta in capo all'ente la titolarità dei beni di cui si discute, il presupposto giuridico per poter richiedere le somme di cui al punto 2 del dispositivo, il criterio della determinazione delle tariffe di cui al punto 3 del dispositivo, viste le convenzioni del 47 tra Comune e Terme e deriva del Consiglio Comunale del 96 annullata dal Corepo. Quindi sono state fatte da parte dell'amministrazione tre domande ben specifiche al quale il Movimento Scritturi giustamente ha risposto con dati, carte e documenti. Mi sembra giusto, vedo che nessuno è stato messo a conoscenza, è giusto leggere per capire come mai siamo arrivati a questa delibera. Non c'è nessuno, mi creda, sindaco, nessuno vuole fare guerra di niente. Anzi, stiamo qui e oggi mi fa piacere vedere comunque tanta calma e tranquillità, perché è giusto che debba sempre essere così. Comunque, la nostra risposta è stata, vabbè, gentilissimi, facendo seguito alla pregiata vostra del 23 urgente mese, si riportano di seguito le specifiche richieste inerenti a questo quanto in oggetto. A pensare male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca. Citazione di Andreotti. E proprio questa è la metafora di quanto sta accadendo in riferimento al processo di liberalizzazione delle risorse termali di cui la vostra missiva. Di certo, non inaspettata, visti gli interessi della controparte, ma dal tenore anacronistico del tutto contraddittorio sia in termini che nella sostanza. Orbene, andando alla trattazione dell'argomento, si specifica quanto segue. Giova primariamente ricordare agli scriventi destinatari della presente che quello di cui si discute non risulterebbe essere un impegno di spesa per l'ente, ragion per cui non è ben chiaro a quale titolo il dottor Mignogna abbia confermato la missiva di cui
senza neanche porsi il problema di farlo nei confronti della controparte, ad oggi legittima a parere degli scriventi monopolista nel settore del male, della serie, vabbè, lavoriamo per il comune e non per altri. E ancora risulta oltremodo paradossale che lo stesso segretario, designato anche per la scorsa delibera numero 38 del 13 dicembre 2010, dopo ben oltre 3 anni, sia stato destato da un sonno di benessere per male, seppur in presenza di diverse commissioni relative alla predetta delibera numero 38, ovvero non si è prodotto nulla al fine della sua applicazione. Oggi venga qui a richiedere altri documenti e informazioni che avrebbe dovuto già sapere, non escluso il responsabile del patrimonio, se solo si fosse agito nell'interesse di questo comune per la tutela e la salvaguardia dei diritti in capo allo stesso, mediante attuazione della preparata delibera che pertanto è rimasta non attuata, con piena omissione di responsabilità poi da accertarsi. Ancora più speciosa, e da solo l'apparenza di verità e giustizia, risulta la missiva inviata, guarda caso dopo 3 anni di silenzio assoluto sulla vicenda, dall'avvocato Vortario, titolare del mandato a difendere l'ente comune nel ricorso pendente al TAR Puglia 360/2011, della quale si è data comunicazione agli scriventi in data 19 corrente mese. Qual è lo scopo di questa missiva? Come mai si è lasciato colpevolmente in ritardo questa vicenda e solo oggi, dopo una seconda delibera, ci si sveglia e si chiedono lumi proprio all'avvocato difensore? Come mai lo scorso 23 maggio, in occasione di questa discussione, non abbiamo tirato fuori tutti questi dubbi e incertezze? L'apoteosi la si raggiunge allora quando si passa ad una considerazione stupida in apparenza, ma certamente molto realistica. Tutto questo lo si chiede dopo l'approvazione per la seconda volta all'unanimità dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale circa il processo di liberalizzazione delle risorse termali. Ma soprattutto lo si chiede 5 giorni prima della discussione della proposta della delibera attuativa. C'è forse l'insospettabile volontà di voler favorire qualcuno, di voler esautorare il Consiglio Comunale dalle proprie prerogative decisionali in favore di un'altra difesa, delle proprie posizioni legittime da parte dell'eterno da risale? Non potrebbe apparire quantomeno scorretto chiedere chiarimenti l'ultimo giorno, bensì 15 giorni prima, 20 giorni prima? Sono dubbi purtroppo leciti che ci sono venuti in base ai tempi e alla documentazione che ci avete fornito e richiesto. Venendo ora ai quesiti che ci ponevano, portiamo di seguito il dettaglio. Allora, titolo giuridico in base al quale si riporta in capo all'ente la titolarità dei beni di cui si discuterà la domanda, il primo capo, la prima domanda. I due atti autonomi ed indipendenti, atti di indirizzo deliberati all'unanimità del Consiglio Comunale, sono delibera numero 38 del 2010 e numero 32 del 2014. Basterebbero essi stessi a legittimare l'esecutività di ogni qualsivoglia azione da parte dell'ente. A voler essere cavillosi però, a fine di soddisfare pienamente la curiosità spontanea dei richiedenti di cui l'indirizzo, si ribadisce quanto riportato nelle delibere di qui sopra ed in particolare nella numero 38, che dovrebbe essere agli atti dell'ente, ovvero sin dal 1922 il comune di Margherita di Savoia risulta essere concessionario diretto del Ministero delle Finanze. Concessione del 3 maggio 22 per il prelievo terapeutico delle materie termali di cui in parola, ovvero acqua e fanghi, come sopra menzionati e descritti, da prelevarsi nelle stagine in luogo. Ad oggi il comune di Margherita di Savoia è ancora titolare unico di questa convenzione sopra citata e di tutti gli atti successivi e conseguenti la stessa convenzione del 22, non ci sono stati. Ha sempre avuto la potestà di subconcedere a terzi mediante atto concessorio e lo ha fatto a far data dal 13 febbraio 47, allorché ne fu titolare la società Termini Margherita di Savoia, senza esclusiva alcuna, come sancito dalle sentenze civili Tribunale Roma 2001, pareri consultivi Avvocatura di Stato marzo 2008 e pronunce di autorità superiori e autorità garante per la concorrenza di mercato novembre 2009. Quello di cui trattasi, il potere di subconcedere, è un potere di mera subdisposizione e non già di cessione.
gestione dello stesso comune intestata e della quale è esso stesso comune ad oggi titolare, tant'è che nessun rapporto diretto è mai venuto a costituirsi tra monopoli di Stato e società Terme di cui stiamo parlando, non hanno alcun contratto le due parti. Consiglio di Stato, decisione del 21 gennaio 66, che prima ha letto il consigliere Ramona. Inspiegabilmente la predetta società Terme si è sostituita nel tempo, solo a far data dal 98, al comune di Margherita di Savoia, nel rapporto diretto con la privata amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. È intenzione di questo comune ripristinare il senso della portata dell'originale convenzione del 22 direttamente stipulata tra il comune e Margherita di Savoia. Ripeto, questo era la convenzione, quindi c'è l'atto, ho stralciato un pezzo della convenzione, non è che ho inventato io queste frasi, ci sono i documenti. E ancora, ovvio, ove ciò non dovesse bastare, si richiama anche la lettera del 29 dicembre del 97 dell'allora sindaco avvocato Nunziante Giacomo Antonio, che richiedeva all'amministrazione di monopoli di Stato di voler procedere con il rinnovo della convenzione del 22. Piuttosto che appellarsi ad incongruenti richieste, quanto a tale, sarebbe opportuno, viste le posizioni che ricoprite, richiedere direttamente alle controparti a questo punto, Terme Sanremo e a Tisale S.p.A., ove fosse nelle vostre disponibilità ed intenti, l'esibizione di un solo atto concessorio diretto, opere legittime. Avete stato istituti di dare altri chiarimenti, lo stiamo facendo, però forse bisogna bussare a casa di qualcun altro, in qualunque modo. E a chi rivendica diritti soggettivi e titolarità su beni demaniali che non possono giustificare le pretese delle verità. Domanda numero 2. Presupposto giuridico per poter richiedere le somme di cui al punto 2 del dispositivo. Perché noi in delibera andremo a stabilire dei prezzi, ma non li abbiamo inventati. La risposta è questa. Va da sé che stante quanto sopra riportato, considerata la demanialità dei beni di cui si discute, oltre alla loro disponibilità in capo ad Eti prima e ad Azzare poi, Avvocatura di Stato, parere del marzo 2008, ritenuto che non trattasi di successione a titolo universale, quella avvenuta tra monopoli di Stato ed Eti, la potestà concessoria e dunque la titolarità non mai transitata in Azzare S.p.A., che pertanto ha illegittimamente disposto di beni demaniali mediante vendita in favore della società Terme, introitandone i relativi importi derivanti dalla vendita. A maggior specifica si riporta quanto segue. Secondo consolidati principi, Consiglio di Stato, Cassazione, si verte in ipotesi di successione particolare tra enti pubblici ogni qualvolta l'istituzione dell'ente successore non corrisponda alla soppressione dell'ente originario. In questo caso l'attribuzione al nuovo soggetto di alcune funzioni e competenze integra una successione ex articolo 111 codice penale. L'istituzione dell'ente investito del compito di svolgere l'attività produttiva e commerciale in precedenza riservata al monopolio è inquadrabile alla strega di un fenomeno successore a titolo particolare. Dal momento che i monopoli non sono stati soppressi, ma conserva ancora la propria autonomia patrimoniale ed è dotata di una sua funzione correlata. Pertanto, tutte queste somme legittimamente introitate a Tisale S.p.A. dovranno, ex legge, essere stornate in capo agli attuali titolari, ovvero Comune di Margherita di Savoia e l'Agenzia del Demanio, secondo le quote di propria spettanza. A conforto si richiama l'articolo 4 dell'atto di concessione stipulato all'epoca 1999 tra Eti, cui è subentrata oggi a Tisale S.p.A. mediante acquisizione del ramo d'azienda, e Monopoli di Stato. Gli immobili concessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per la produzione del Stato. Va da sé che l'esclusivo bene da vendere dopo la sua produzione è sale l'altro, anche in considerazione del fatto che il processo di privatizzazione per cui si è stato creato e prevedeva la messa a bando del ramo tabacchi e del ramo sale, tralasciando oggi alla potestà che pertanto tanto rimaneva in capo a meno di compresa quella della concessione, quella concessionaria sui beni diretti e efferenti del patrimonio disponibile quale casalina di Margherita di Savoia e tutti i
Castillo, alloggi a cuore essere e per il quale risulterebbero imputabili, signori, Lalli più altri due, per il diverso reato di cui all'articolo 513 codice penale, in base a libertà dell'industria e del commercio commessi solo due delitti, ma altresì in considerazione dei prezzi del mercato al distributore riportando un diretto competitor al fornitore, Sarina Vicenzia, a comandre euro 2,50 per stanca da 5 litri, argilla salina euro 4,5 kg per sacchetti da 2,5 kg, pur considerando i costi di confezionamento del packaging. Delibera di Consiglio Comunale numero 41 annullata dal Correco. Tale atto aveva ad oggetto, quale corso del deliberato, una diversa impostazione procedurale e interpretativa, ragion per cui è da ritenersi incongruente con quanto invece si sta discutendo oggi. Vi è un'enorme differenza tra il volere stipulare un nuovo atto concessorio e rivendicare la titolarità in capo all'ente di quello già esistente affrontato dal 22. Si tralascia ovviamente ogni considerazione in merito a questa cosa. In ultimo, la convenzione del 47 tra comune e terme. Qui sembra quasi aver di fronte gli intendenti della società Terme piuttosto che del comune di Margherita di Savoia. Bene, a questo proposito è ben specificato sopra che trattasi, ancora una volta, di subconcessione e non già di cessione dell'atto concessorio iniziale, risalente al 1922 ed interposto tra monopoli ed ente comunale, Consiglio di Stato di nuovo decisione del 21 gennaio 66. Si ritiene pertanto la piena facoltà del privato ente che per poter disporre dei beni di cui tratta sia avendone anche la facoltà di definire il prezzo e la cessione. Queste erano le spiegazioni alle perplessità dell'amministrazione. Nel nostro deliberato che abbiamo presentato insieme alla relazione quando abbiamo proposto questo accordo, e come dicevamo di leggere comunque prima, noi parliamo comunque di un accordo quadro che forse sarebbe più idoneo alla discussione e alla rivendicazione di tante cose. Fatto, infatti leggo così, siamo tranquilli che valutiamo insieme, si dovrà procedere nell'arco di 30 giorni a far data dalla pubblicazione della presente in contraddittorio con Anzale S.P.A. e la competente agenzia del demanio, direzione regionale pure Basilicata, la stesura di un atto, un accordo quadro, per la regolamentazione di tutte queste procedure di concessione, prelievo e fornitura dei beni termali di cui parola, previa verifica da parte dell'ente comune per il tramite dei suoi tecnici interni di mezzi, stazioni di pompaggio, occupazione, condotte, organizzazione e permessi presenti, operativi e validi allo stato attuale, anche se riferibili a diverse proprietà.
ma non volete le carte da risale e denari, no? Convochiamo le parti e iniziamo a discutere su questa cosa qua. Ma tanto qua si dedicano anche dei prezzi. Ma sono indicativi, sa sempre, sono sempre donne di competenza. Ma lo vogliamo prendere i prezzi, c'è un prezzo stabile. Se il vendatore riesce a Olina, Olina, ma quanto meno la mia procedura, con questa procedura, tu dici, io se ho una cosa convinta non vorrei liberalizzare, quindi apro il mio figlio, oggi sei liberalizzato ultimamente, poi c'è un tempo per l'acqua, intanto ti dico che l'acqua è mia, poi vediamo le strutture dei soldi. Negli ultimi decenni
la parte politica ha sempre detto di volerlo fare e poi ci sono gli ostacoli di natura tecnica e per tecnico intendo i consulenti che di volta in volta sono stati nominati. Io mi chiedo, con tutto il rispetto che ho nei confronti prima dei 16 consiglieri e poi nei miei confronti, noi di competenze tecniche abbiamo per poter dire che il nostro ente è titolare, è soggetto giuridico della concessione o no? Io intanto vorrei capirlo. E vorrei capire poi se una volta che il nostro ente manda richiesta a demanio, qualcuno del demanio regionale è disponibile a venire qui a Margherita di Savoia a perdere tempo. Vorrei anche capire se, dando per scontato che la ricezione di presenza non si debba prendere per consiglieri comunali, ovviamente a componente funzionale del demanio non possiamo chiedere altrettanto, mi rendo conto, no? E quindi vorrei capire dove dobbiamo andare a fare. Carmen, qua non si tratta di dire voti o non voti in base a che stiamo in giudizio, perché stiamo vedendo dove stiamo arrivando. Allora, intanto, per una questione di trasparenza e di raziocinio, io gradirei che il modus operandi di fronte ad una situazione con dei dati simili ma non identici sia sempre lo stesso. Se c'è una sentenza del TAR in arrivo, la si deve aspettare sia per il regolamento dell'occupazione del suolo pubblico, sia in questo caso, sia anche nel caso di eventuali gare che sono state sospese, poi affidate nelle more di una sentenza del TAR. Allora, qua dobbiamo essere seri: o noi dobbiamo aspettare la sentenza del TAR, oppure ce ne infischiamo della sentenza del TAR. Qui la cosa sensata che ho sentito è stata la proposta del referendum fatta dal consigliere Piccolo. Perché dobbiamo ammettere il fallimento della politica di fronte a un argomento del genere e io mi auguro che di fronte a un referendum plebiscitario, perché ci sarà da parte dei margheritani, almeno cominciamo a smuovere le acque, intanto, visto che di acqua stiamo parlando, perché non viene fuori al pubblico presente, però veramente è triste discutere di questi due argomenti con così poca gente. Sicuramente la colpa è nostra, di noi politici, di noi amministratori che ci stiamo facendo veramente voler male, però il livello di attenzione deve crescere su questo argomento. Io ho forti perplessità sulla, ma ripeto, ma perché non credo che qui dentro ci siano consiglieri comunali all'altezza di poter esprimere un giudizio, dal momento che la perplessità contenziosa è più che legittima, quella del danno era reale. Io vorrei capire il lavoro lo dovrebbe fare tutto il funzionario del denaro. Però se tu dici, certo. Tu dici una cosa del genere, la denuncia però si delibera, cioè non è vero, quindi stiamo facendo la stessa cosa. Cioè se tu dici che io non sono competente nella commissione, mi fai essere competente con questo no, la proposta di delibera è andata ancora avanti perché evidentemente sarà fatta una proposta con degli atti, con dei documenti che forse a qualcun altro sfuggono come a me, sinceramente, e qualcun altro invece aveva. Ma la commissione che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe avere sempre il comitato basso la proposta di delibera? Innanzitutto la vigilanza sull'inizio del processo attuativo, per la prima volta potrebbe avere questa cosa. Cioè individuare i criteri e la vigilanza su dare attuazione al processo attuativo. Perché tu hai le responsabilità del servizio, no? Cioè tu l'hai detto, noi non siamo in grado di questa stessa cosa. No, nessuno, inclusi i responsabili di servizio. Siamo completamente d'accordo, questo l'ho già detto io, che sono 4 anni che giovani e quindi non che fa.
ragioni dalle stranze. No, penso che sia oggi per spiegare dicendo andiamo avanti, impugnasse questa delibera e andiamo su
continua a dare. Intanto, quando si sarà espresso, ci sarà riposto al Consiglio di Stato. Questa amministrazione che abbiamo in più di 5 anni avrà soltanto l'onore e l'onore di dire abbiamo riprovato anche noi, come tante altre amministrazioni, perché su questa non si dice di tutto per la classe politica maniera. E noi invece la soltiamo oggi per il consigliere del Codisport, non ci la soltiamo, si dice di tutto, pressioni e non voglio aggiungere. Allora, abbiamo il coraggio una volta per sempre di la volontà nostra è questa, andiamo avanti, togliamo le tariffe, stabiliamo in un tavolo di concertazione successivamente, ma diciamo, snoviamo le acque, chiamiamo a avvisare, diciamo, da oggi questa amministrazione, dal sindaco, ha il coraggio di voltare pagina. Noi vogliamo lavorare per la rete. Io invito i consiglieri presenti a farsi un esame di coscienza sul voto che dovranno andare. Io chiedo di porre i voti, perché poi la cassa di risonanza, come diceva la consigliera Urbani, dovrà essere sui mandati, altri referendum. Qua dobbiamo dire a noi chi vota a favore e chi vota a favore, una volta per sempre. Usciamo da un guscio. E lui la trascorre, cioè, sulle cose che cosa?
tecnico che in qualche modo si propone di organizzare è un tavolo tecnico. Perché intanto faccio una premessa, non ho nulla da obiettare a Pierfermo su quella relazione che è stata detta, dove vengono indicati termini e modalità di un certo percorso. Io sinceramente non ho una minima garanzia che tutto quello che si propone, per quanto giusto, perché se dovessi essere sincero, tutte le volte che si parla di convenienza per l'amministrazione, di opportunità per l'amministrazione di venire in possesso, in questo caso di risorse finanziarie, figuriamoci. Però io sinceramente non conosco il problema a tal punto da poter dire che quella relazione in effetti è da prendere a riferimento per intavolare con la Disarne e la società Terme non più un discorso aperto e costruttivo, ma è chiaro che quando si scende in campo con questi soggetti, determini in particolare, è chiaro, stiamo parlando di interessi che in qualche modo abbiamo non secondo la mia filosofia o il modo di vedere quel tipo di liberalizzazione, ma secondo il loro modo di vedere. È chiaro che tu vai a toccare interessi a fronte dei quali giustamente c'è una reazione molto forte. D'altronde, se analizziamo il percorso che è avvenuto in tutti questi anni, cosa è successo? C'è stato un braccio di ferro continuamente tra l'amministrazione o tra anche privati e le terme, con l'unico obiettivo di aver raggiunto che cosa? Di aver rinsaldato sempre più le prerogative della società Terme e di aver consentito ancor più di dare tanti quegli schiaffi e calci in sedere a chi ha cercato di contrastarli, perché oggi a distanza di anni noi non abbiamo risolto niente. E allora all'inizio del mandato io, e lo ripeto per l'ennesima volta, voi perché uno poi dall'alto un po' degli anni che passano, ma soprattutto dalla valutazione di quello che è accaduto, perché non si può prescindere da una realtà, quella esistente, non si deve prescindere, perché altrimenti si fanno sempre errori grossolani. E allora bisogna affrontare il problema in maniera diversa, cercando di impostare una sorta di trattativa laddove devi far capire e devi fornire le garanzie all'interlocutore che tu non vai a toccare i propri interessi. Quando è stato fatto il tavolo tecnico per chiedere l'utilizzo delle acque, parliamo di utilizzo, ecco, se la liberalizzazione è un termine così forte che magari qualcuno può scendere giù, parliamo di utilizzare. Quando è stata fatta la proposta alla società Terme, alla signora Marina Lalli, perché intorno a quel tavolo c'era la signora Marina Lalli, c'era il presidente Giacomo Saiti da lì, c'era il sottoscritto e altri 3-4 elementi dell'amministrazione, io non ho riscontrato nessun diniego. È stato scritto a verbale quando è stato chiesto l'utilizzo di acque termali per la piscina termale e per la realizzazione di un complesso di una biodifarma che potesse congiuntamente alla piscina termale formare un qualcosa di completamente alternativo allo stabilimento per l'erogazione delle prestazioni sanitarie al personale, alla gente. La preoccupazione della signora Lalli in quel contesto era quella di dire: bene, se non sono prestazioni ridondanti, perché giustamente la signora Lalli cosa dice? Esiste una margherita di Savoia, uno stabilimento termale che fornisce prestazioni per non più di 3-4 mesi. Adesso, al di là della capacità o meno imprenditoriale di voler investire, ma al di là di questo, che è un fatto strettamente personale, è come a favore del quale o contro il quale noi possiamo fare ben poco, ma al di là di questo c'è una constatazione, una considerazione.
questi signori lavorano per 4 mesi, non riescono a lavorare per più di 4 mesi. Perché? Perché non c'è potenza. Dice, ma lui non crea le alternative o le giuste, i giusti investimenti per attirare gente? Non si può dire, perché probabilmente l'avrà anche fatto. Io so soltanto questo, che se uno fa l'imprenditore, non ho mai visto un imprenditore che cerca di limitare la propria vocazione. L'imprenditore nasce con la vocazione imprenditoriale di creare, di cercare investimenti, di cercare opportunità. Questo è un investitore, questo è un imprenditore. Non esiste l'imprenditore che dice no, io mi fermo a fare solo questo, avendo una potenzialità a 100, fermarsi a 10. E allora bisogna capire, è chiaro, che se tu vai a proporre un'alternativa, quello non gli fai niente, ma se proponi un altro stabilimento termale che fa le stesse cose, quello dice eh no. E ripeto e sottolineo, quando è stato fatto questo tipo di proposta, è stato detto l'unica, perché lì è stato detto ovviamente che tutto doveva accadere con il patrocinio e con le garanzie fornite dal comune, perché solo in questi termini, loro si sono mostrati disponibilissimi, anche perché con una società capitale misto nell'investimento poteva aiutare anche a Disale o anche le terme, questo non è assolutamente vietato. Come dire, garanzie circa il corretto, e sottolineo, il corretto utilizzo delle acque madri. Perché voleva queste garanzie? Dice, ormai è ben noto che le acque termali di Margherita, di Savoia, si connotano con la società Terme dei signori Lalli. Io, se disgraziatamente qualcuno dovesse approfittare di questo e fare delle prestazioni non adeguate, è chiaro che io subisco un danno. Legittime preoccupazioni perfettamente superate. E allora dico, se noi come amministrazione riusciamo a avere le garanzie di un percorso che va nel senso della legittimità come richiesta da fare ad Atisale o da fare alla società Terme, ben venga. Ma io in questo voglio le garanzie, proprio per evitare, come si diceva prima, la formazione di un possibile contenzioso. Al di là adesso che possa sorgere o non possa sorgere, però ci sono tutti i presupposti, visti i trascorsi, ci sono tutti i presupposti perché si instauri un altro contenzioso. E allora è inutile percorrere queste strade che portano allo sfascio. Cerchiamo di creare qualcosa che fornisca all'amministrazione garanzie circa il nuovo percorso e andiamo anche a fare la guerra al mondo intero. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, grazie Presidente. Siccome il Sindaco ha portato degli argomenti diversi e nuovi, rispetto ai quali forse un approfondimento è opportuno. Sapete qual è la mia posizione rispetto a questo argomento? Ho sostenuto in campagna elettorale e continuerò a sostenere finché ne ho forza e voce, che si liberalizza definitivamente questo mercato se il comune ha il coraggio da subito di istituire le nuove terme comunali. Gliel'ho detto io, Sindaco, con il problema del contenzioso. Io do per buono che la società Terme oggi detenga l'esclusiva sulle acque comunali. Non è così, ma faccio finta che lo sia. Allora, preso atto di questo, esclusiva che mi viene data convenzione che tutti quanti conosciamo del 22, quella sciagurata convenzione del 22, perché è lì che abbiamo perso tutto in questo paese. Convinto? 47. No, del 22. Quella del 22. No, quella del 22. Del 47. No. Ma è nel 22 che abbiamo perso tutto. No. Perché? 47. Perché? Se volete, 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 se
un passaggio. No. C'è pure di più. Allora. Quella delle 22 di sono le nostre. Che non sono pochi. Sì, ma non sono pochi. Allora, dicevo, è lì che abbiamo perso tutto, perché siccome quella convenzione parla di termini contabili, e siccome dal 22 ad oggi probabilmente se l'avessimo gestita allora come termine comunale, ne avremmo avuto come a Ischia probabilmente molte di più, perché se non stato il conto. Non è che ce ne sono più tanti di termini comunali. No, non ce ne sono pochi. Ce ne sono poche. Anche l'esempio che abbiamo qui a Santa Cesarea Terme viaggia, diciamo, ma dicevo, lì abbiamo perso la possibilità di realizzare veramente, perché con le terme comunali probabilmente sarebbe stato comune a gestire i processi di realizzazione vera nei confronti anche in privati che adesso eventualmente voluto intervenire investire in questo settore. Allora, dico, è così peregrina l'ipotesi che abbiamo paventato tutti quanti, quella di aspettare il 2023 che cessi l'effetto, perché questa convenzione sciagurata è durata in realtà di 25 anni, poi prorogabile, e comunque di 49 anni complessivi. Si cade a 2050. Esattamente, perché l'ultimo periodo deve essere di 27 anni anziché di 15 anni. Allora, dico, da oggi, stabiliamo che questa assise comunale, definitivamente decidendo su questa vicenda, è pronta a mettere la prima pietra delle nuove terme comunali di Margherita e di Savona. Cambiamo persino il nome alla città, se lo vogliamo, decidendo che si chiamerà Terme Margherita e Savona Terme, o Margherita Terme, che altro meno. Ma stabiliamo subito, perché oggi, il 2022, è dietro l'angolo, è qui, è arrivato, e siamo fortemente in ritardo. Quando io questa cosa l'ho prospettata a qualcuno delle terme, quella che vedete è una cartellina che mi è stata regalata dalle terme, che sarà data a tutti i consiglieri comunali nel 2005, ripetendo in questa cartellina gli stessi atti che sono allegati alla delibera di oggi. Quindi quando è manca soltanto la convenzione del 22, guarda caso, che quella cartellina scende in questa cosa. Evidentemente quella convenzione non fa proprio piacere a qualcuno. Allora, detto questo, vado a rispondere alla domanda. Detto questo, non credo sia peregrino parlare di questo tipo di iniziative. Credo che sia anche quello che probabilmente la gente vuole. Siamo già fortemente in ritardo, perché dobbiamo individuare per esempio il sito, ma il sito si può trovare molto facilmente anche d'accordo con in questo momento con la Visale. Potremmo trovare anche come dire, meglio predisposti per questo tipo di attività. Mi viene in mente una, l'impacchettatrice alle spalle, ha secondo me un sito naturale meraviglioso per fare uno stabilimento naturale di carattere quella. Ma questa è la punto di vista. Allora, detto questo, cerchiamo di essere concreti. Se ho fatto prima la proposta del referendum, che per me rimane ferma, anzi, la formazione di un regolamento e poi del referendum, ma se la direzione può essere quella di realizzare uno stabilimento termale comunale, io ci sarò sempre, indipendentemente dal contenzioso c'è o non c'è, nel 2022 non ci sarà più nessun contenzioso, perché tutto sarà decaduto. Però diciamo oggi alle terme, cosa che io ho fatto, perché ho qualche amico responsabile della struttura attuale, ho detto guardate, non vogliamo confliggere con nessuno, fino al 2022 potete fare quello che ritenete. Ma dal 2023 avrete un concorrente in più, che è il comune di Margherita e Savona. Non è così. È così perché è fino al 2050. No, non c'è la possibilità di prorogare, ma non è affatto prorogato l'ufficio. Perché la convenzione del 22 è chiarissima quando dice che al massimo si può transitare in ufficiale. Non significa assolutamente. Consigliere Piccolo, signore della Presidenza, che ci ha voluto che passare con un intervento.
allora, specifico, allora, come viene offerto nel tavolo? Non ho detto che non serve il tavolo tecnico, va bene, ho detto che serve anche il tavolo tecnico. Fermo restando che ci prendiamo, cioè che fissiamo un obiettivo. Qui ormai di aria fitta ne abbiamo credo tutti quanti in le scatole. Stabiliamo qual è l'obiettivo e per favore cerchiamo di raggiungerlo senza giochetti o ragionamenti. Secondo quello che penso io, questa può essere una strada. Stabiliamo il tavolo tecnico. Possiamo anche votare a distanza di 30 giorni se non ci sono risultati, anche quella delibera, ma che vada nella direzione di una definitiva liberalizzazione, che secondo me si può vedere solo attraverso il tempo. Grazie consigliere Pinto. Allora, ma loro non fanno la proposta di ritirare la metà perché non la possiamo fare, no? La proposta che si deve dare la mano? Io insisto per votare la perché poi se non passi la mesa la mia proposta, l'abbiamo fatto la proposta. Ma come ne dici, posso dire? Io voglio chiamare a sede la responsabilità ancora una volta, i quotidiani, 17 quotidiani su questa cosa. Trinitario fra una volta tra le acque, forse si fanno fare meno termali, altre componenti del funzionamento. Noi possiamo anche regolamentare tutto dicendo, come ho detto questa mattina, dicendo all'altro che fino a che esiste quella condizione per l'uso terapeutico, noi non andiamo a intaccare tutto, cioè noi non andiamo ad accreditarci, non perderemo nessuna accreditarsi alla regione, rimane suddivisa per l'uso terapeutico. Dobbiamo portare prima la delibera perché la proposta di ritiro un po' partita non so se la trovi da allora dobbiamo prendere la premessa, scusate, integralmente danno sulla trascritta il corpo del deliberato del Consiglio Comunale.
di riportare in capo all'ente comune la titolarità circa i beni in cui si discute, ovvero approvare fanti saline e materie prime del mare, come da convenzione del 1922 e successive riunioni di integrazione, anche previa comunicazione ufficiale di diretto interessato, l'Ecclesi ufficiale SPAI di Sanremo, oltre che per competenza all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata. Rilevare ancora che, con deliberata del 13 dicembre 2010, numero 38, il Comune Margherita di Savoia ha espresso mediante atto di indirizzo la propria unica e irrevocabile volontà di procedere alla liberalizzazione del settore del mare, come sua risposta di indirizzo. Tale delibera ad oggi è ancora una volta esecutiva e produttiva di effetti. In data 23 maggio 2014, il Consiglio Comunale all'unanimità ha rinnovato il proprio atto di indirizzo rendendo maggiormente incisivo anche mediante il pieno riconoscimento della esclusiva titolarità dei beni di sopra di cui si discute, in capo all'ente comune. Tali beni, a chiamare il fatto del mare, sono sempre stati, sin dal termine del processo di privatizzazione del settore sano, ovvero la Sale SPA, fornito e venduto da Sale SPA. A fronte della fornitura vendita di tali beni in favore della società Terna Sanella, ha percepito somme rispettanze del comune di Margherita Savoia anche in quella parte del sistema Lazio e per le quali eccedete gli eventuali massimali fornitura dell'Agenzia del Demanio. È intenzione di questo comune avviare le procedure per la rivendicazione della recupero integrale per quanto fronte aspettanze tale somme divenute dalla vendita avvenuta in oltre 10 anni solari, oltre quello in corso e comunque affrontata dalla acquisizione del pacchetto azionario di Azzale SPA da parte della Salonia Sale SRE. È intenzione di questo comune, avendo la facoltà decisionale del Consiglio di Stato dal 21 gennaio 1966, stabilire il nuovo costo ai prezzi mercati e per le quantità da definirsi per le materie prime sopra indicate. È intenzione di questo comune definire nell'arco di giorni 30 a partire dalla pubblicazione della presente le nuove procedure temporanee, forniture e vendita di tali beni termali, stabilendo sin da oggi 120 giorni solari, sempre a far data dalla pubblicazione della presente il tempo limite per la definizione delle procedure definitive che riguarderanno la reale fase di apertura della definizione delle risorse termali. Tali beni termali saranno comunque forniti per esigenze istituite nel senso della mera messa a disposizione alla corrente finale da Sale SPA. Si dovrà procedere nell'arco di giorni 30 affrontata dalla pubblicazione della presente in una contrattazione della Sale SPA e la competente agenzia del demanio di direzione regionale pure per alla stesura di un atto accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di concessione prelievo e fornitura dei primi termali di cui fa previa verifica da parte dell'ente comune per il tramite i suoi tecnici interni di mezzi stazione di pompaggio, attuazione condotta, autorizzazione permessa, presente, operativa e pari, allo stato attuale anche se è riferita a diversa proprietà. Nei successivi 90 giorni si dovrà ultimare la tutta l'iter sulla presenza. Tutto ciò premesso e rilevato, in considerazione che i tecnici, il segretario comunale, il signor Mezzichetti e il dottor Martino Mignoni hanno espresso parere negativo di regolarità tecnica e legale in sede dell'articolo 49-96 del testo unico. Infatti, alla luce di quanto sono esposte, si esprime parere favorevole all'approvazione della suddetta delibera C38-2020, prego istituzione di un tavolo tecnico giuridico con esperti competenti in materia che stabilisca le modalità per venire in procedimento amministrativo. Ci avviamo con la suddetta delibera. Per consigliare il parere degli esperienti, attendere l'esito del giudizio del tavolo solo specificato che si ritiene costituisca questione preliminare rispetto al suddetto procedimento. Chi è favorevole all'approvazione di questa delibera? Alza la mano. Favorevole il patto. Barba, Ippolito, La Monaca e Gaglioli. Chi è contrario all'approvazione di questa delibera? Alza la mano. Due favori. Contrari, sì. Allora, sì. Maurizio. No.
Maurizio. Hai visto che Albanese è il ministro della paura? Chi si astiene? 4 astenuti, piccolo, Usmai, Galante, Lodisco. Quindi la delibera viene rigettata. Passiamo all'ordine del giorno, comunicazione del documento politico sinistro. Dobbiamo essere onesti e
ambientale, un controllo come, chiedo scusa, un controllo come è stato effettuato in questi ultimi tempi, innanzitutto dal Presidente della Commissione, che ha avuto delle forti dimostranze verso l'ecologico pugliese, molto forti, dove ha dichiarato non solo la responsabilità ma anche ad altro, e che secondo me costituisce un validissimo documento per poter dire all'ecologico pugliese: stai attenta perché ormai hai poche ore ancora per sbagliare. Uno. Ma due, mi ascolti? Il responsabile di servizio dell'ambiente è il signor Rizzitelli, per la prima volta ha formalizzato verso l'ecologico pugliese una lettera di applicazione di penali, per la prima volta in tutta la storia, da quando ci siamo. Sapeva che l'ha fatto, sì, no, perché siamo andati loro. Ma non dire fesserie, l'ha fatta perché. Non dire. Guarda, io. Chiamati Rizzitelli, visto che sei, puoi sentirlo, e chiedi a Rizzitelli quali sono state le istruzioni che ha ricevuto. Anzi, qui c'è il segretario, generale. Puoi parlare. Perché Rizzitelli ha applicato le penali? Segretario, ha portato allora. Cioè, sono tutti segnali e movimenti che stanno accadendo dove non si lascia indietro assolutamente niente. L'ecologico pugliese o fa il suo dovere o altrimenti sarà penalizzato. Arriverà lunedì, è prevista una riunione con l'ingegnere Belluzzi, dove i padri siano stati convocati in primis loro anche i rappresentanti dell'amministrazione, dove... Non lo so, adesso Belluzzi me ne ha parlato per telefono e non so se questa riunione di lunedì è confermata o meno, e dentro l'orario o quant'altro, sarai sicuramente chiamato. Dove si vuole portare a conoscenza dell'ecologica pugliese che dopo tanti tentativi per cercare di rimettere in piedi tutta una serie di rapporti tesi soprattutto al buon andamento della gestione, non ci siamo riusciti. E allora è giusto che se sbagli paghi anche estrema razio con un possibile provvedimento molto forte. Sì, lo ricordo praticamente con gli stessi. È stato detto, l'ha contestato il presidente della commissione, la dottoressa Guzmai, ha contestato tutto al signor all'ecologico pugliese. Perché il morto c'è stato. Comunque ci sono gli altri, sì. Allora non ho capito bene. Perché c'è stato un morto? Su un metro che pare che fosse normale, non posso togliere per qualche di servizio. Anche i carabinieri faranno la trazione, anche i magistrati. Per cui continuare ad assistere passivamente a questa situazione, che non è la vedete della gente, perché oggi sta non è passivamente. Anche il paese è la scuola. Non puoi dire passivamente, perché se no non è vero. Dici cosa non vero? Non è passivamente. Per procedere alla risoluzione di un atto, di un contratto, bisogna creare i presupposti per procedere alla risoluzione, non certamente consensuale. Io per questo voglio partire la soluzione, non voglio polemizzare il mondo. No, la risoluzione è assurda, Alessandro, che la procedere della manca, che è assurda, Cioè la procedere della manca, io capisco che questo è un argomento sempre approfondito, da quando ci siamo insediati, ne parliamo tutte le volte, però anche da Luca, no, stiamo parlando comunicazioni del movimento politico scrittura, quindi sono comunicazioni di carattere politico, e un invito cortesemente a non fuoriuscire dall'argomento. No, e vorrei precisare, è successo un episodio che è più crescioso alla consigliera Carotta, a distanza di 10 anni, pare sia arrivato la risposta anonimo, firmato, capisce la firma, e qualcuno si è preoccupato di correre dai vigili a dire domani mattina assolutamente dovete andare a fare un controllo alla proprietà dei genitori della consigliera Carotta. C'è stato sopralluogo con estrema solerzia, non sa perché. Immediatamente i vigili sono mossi, sono andati a sopralluogo, non so che cosa sia successo, so solo che la consigliera Carotta è stata in maniera violenta, quasi posso dire cacciata dalla casa dei genitori. Avrei portato 183
Che non è lì.